Eccovi altre straordinarie e suggestive immagini di Plutone inviate dalla sonda New Horizons durante il sorvolo ravvicinato del 14 luglio 2015. Queste fratture sulla crosta del pianeta nano sembrano davvero riproporre l'immagine di un gigantesco ragno. In realtà si tratta di fratture della superficie, di cui quelle più allungate sono disposte in direzione nord-sud. La più lunga è di 580 km ed è stata chiamata Sleipnir Fossa. Quelle più corte sono orientate in direzione est-ovest e misurano circa 100 km. I geologi ritengono che il modello di queste fratture è diverso da qualsiasi altra cosa che abbiamo visto nel sistema solare esterno e dimostrano ancora una volta che ovunque noi guardiamo su Plutone si vede qualcosa di nuovo. Gli scienziati pensano che strutture simili siano presenti ovunque su Plutone, a formare una sorta di rete che avvolge il pianeta nano. Il motivo dovrebbe essere l'estensione su scala globale della crosta di ghiaccio. La forma a ragno, tuttavia, sembra poter essere spiegata da uno stress della crosta sotto il punto in cui le fratture convergono. Qualcosa di simile, per essere precisi, si è visto anche su Venere. E state vedendo le immagini inviateci dalla sonda Magellan della NASA, ma anche su Mercurio, è stata chiamata Pantheon Fosse, e vedete le immagini inviateci dalla sonda Messenger. Insomma, a distanza di quasi un anno, Plutone continua a stupirci e a farci porre tantissimi interrogativi. Un pianeta nano che ci meraviglia quasi quotidianamente. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.